Allora, questo è il 2004, quindi però è uscito sul mercato già da un paio d'anni, quindi non è che escono più tardi. Questo poi sta al buon cuore o coraggio, la fiducia delle persone a lasciarlo un po' lì, però sono vini che comunque non hanno, anzi da giovani sono molto acidi, molto verdolini, non sono del tutto piacevoli, ci vuole comunque un pochino di, senza esagerare, ma comunque un pochino di evoluzione la possono avere. Comunque ecco, vedete il colore, un giallo direi quasi dorato, chiaramente un po' di evoluzione, un po' di ossidazione, ma sicuramente interessante, pieno, bei riflessi, più va giù l'acidità sicuramente un po' rimane, e nel bicchiere comunque vedete la consistenza c'è, non è un vignellino bianco comunque, pur non essendo il più importante di Maison Blonde Let, comunque è un, vedete che l'estratto e la concentrazione ci sono sicuramente. Dicevamo al naso, ecco appunto, uno che ha un Sauvignon Blanc, quello da 5, 6, 10 euro, anche nostro eccetera, ma non c'è assolutamente niente con quello che c'è nel bicchiere. Sentite che qua giù la nota preponderante è proprio la nota, dicevo, di pietra focaia, questo famoso affumicato che poi in America, sapete, l'intenzione di commercializzazione del Sauvignon Blanc viene chiamato fumé blanc, cioè il vitigno viene chiamato fumé blanc proprio perché questo affumicato in parte è terroir, in parte ce l'ha anche il vitigno che in particolari terreni reagisce in questo modo. Però ecco, in questo caso sentite che l'odore di pietra focaia, proprio di acciarino, direi che è abbastanza preponderante. Le componenti floreali comunque ci sono fiori, se avete messo il naso lì alla Degusti Books nel boccione di fiori bianchi c'era una profumi molto simili, dentro c'era biancospino, c'era tiglio, c'erano diverse altre diciamo sostanze, ma ecco l'impressione probabilmente rispetto a cosa abbiamo usato noi è più simile a uno Chardonnay che ai nostri Sauvignon Blanc, perché per esempio la nota di bosso o pipì di gatto normalmente si dice, sentite che o è completamente assente o è appena accennato, cioè sì c'è, riconosce la varietà ma non è così preponderante. C'è poi vabbè, la nota anche, oltre ai fiori bianchi, la nota anche una ginestra, un fiore diciamo un pochino più evoluto, più caldo, e sensazione di tè, di camomilla, forse più camomilla che tè, poi bisogna specificare quale tè, no? Questo diciamo più sulla camomilla. E poi un fruttato, una bella mera golden abbastanza matura, insomma quindi è un naso molto, molto sfaccettato, che ha questa salinità, mineralità ben evidenza, però anche questa dolcezza della frutta. Ecco, sentite in bocca l'aspetto sicuramente il colpisce che questa mineralità rimane in bocca tal quale aspettiamo al naso, rimane una leggera sensazione quasi amarognola sul finale di bocca. Infatti si dice sempre appunto che il perfetto connubio con i crostacei o pesci delle tendenze dolci appunto il Sauvignon Blanc, c'ha questa chiusura amarognola, specialmente quando è molto minerale come questo, per contrastare in qualche modo. E il sensazione, volete, calorica è presente, qui siamo a 12 gradi e mezzo, quindi neanche quello che siamo abituati noi è bassissimo. Sensazioni fruttate, persistenza abbastanza intensa, rimane abbastanza nel palato, si espande questo profumo di fiori che effettivamente sente proprio il gelsomino in bocca. Magari il fruttato sparisce un po', la bocca rimane appunto sopra il floreale che si estende sul palato, e questo finale minerale amarognolo abbastanza piacevole e accattivante. Però ecco, lasciatelo un po' nel bicchiere che con qualche grado un po' di temperatura guadagna sicuramente tanto. Però ecco, questo io l'ho assaggiato 2 anni fa, era molto più sulla sensazione minerale meno presente, aveva veramente più frutta, più l'acidità sì, ovviamente era una spumina molto, una spremuta di limone. C'era una componente agrumata che qui diciamo manca, ho appena accennata, in bocca anche, comunque l'acidità sentite che è un vino ancora abbastanza duro, insomma si può sicuramente aspettarlo, se no appunto giocando sulle componenti che ha si può comunque sfruttarlo a tavola in abbinamenti che lo
può completare diversi piatti. Ma come longevità questo, cioè, diciamo, ce n'ha altri 2-3 anni tranquillamente, magari dopo, diciamo, non ha tantissimo alcol, quando va giù un po' l'acidità diventa un po' pesante, cioè pesante no, però non ti dà questa piacevolezza di beva, rimane il minerale, un pochino l'amarognolo, però diventa meno vivace, si appesantisce un po' e più che altro il minerale diventa un po' pesante, cioè è vero che è piacevole, però il fruttato sparisce ancora di più e rimane un po' piatto in questa tipologia. Poi ovviamente in altri a concentrazione più elevata, di pregio un po' più elevato, su altri terroir chiaramente intervengono dei profumi terziari molto interessanti, però ecco, questa tipologia di vino appunto va bene, diciamo, lo dicono 5-10 anni la vendemmia, a esagerare, però ecco, secondo me è piacevolissimo per l'ora, non è che c'è da sperare che, però ecco, per quello che è, è un perfetto esempio di quello che è il polifume buono della Lomina, che se andate appunto un modello simile in Italia ce ne sono effettivamente pochi, perché i nostri Sauvignon buonissimi, ma pensate, non so, all'Alto Adige, sono Wall Friuli, sono iper ultra profumati, ancora più profumati, siamo con dei goccetti di profumo, con profumi in teoria anche più invitanti, più dolci, più intensi, però obiettivamente poi a berli in bocca a volte sono un po' stucchevoli, a volte rimangono un po'. Poi l'alcol, hanno minimo sempre 2-3 gradi, a volte lo posso dire 5-15 gradi d'alcol, quindi sanno tutt'altro punto di equilibrio. E appunto la zona al mondo che gli va un pochino più simile appunto è la Nuova Zelanda, dove si hanno appunto concentrazioni di profumi ancora più esasperate, profumi insieme a di Gustraminer, però anche lì il bosso magari ritorna un pochino più fuori, un pochino più presente, però ecco, insomma, là è sempre bene assaggiare il Sauvignon Blanc come dovrebbe essere. Poi insomma anche in Toscana avete visto che hanno provato un po' tutti, buoni esempi, più o meno buoni esempi, però insomma questo fatto dell'alcol che va parecchio su rovina parecchio anche a livello di profumi, poi questa mineralità, ecco, direi che è veramente nei nostri vini appena accennata, quando c'è, non è che sono cattivi vini, però insomma se il paragone è questo, ovviamente ci vuole un terroir abbastanza adatto. Non so, Vulcaria Fumé conoscete lì, insomma, ma sono esempi, insomma, 4-5 vini in tutta Italia che hanno questo bello motivo, gli altri sono, perlomeno se il modello è questo, fanno un pochino di Scusa, un'idea del pezzo su scaffale.